Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi voglio fare una ricetta fresca, estiva, che può essere utilizzata anche calda. Intendo dire che preparerò delle orecchiette, fresche, fredde, alla bufalina, con degli ingredienti che adesso vi faccio vedere. Una pasta molto delicata, molto gustosa, dove ci potete aggiungere, in base agli ingredienti che metto io, altre cose tipo capperi, verdurine croccanti o quant'altro. A me piace così. Vi faccio vedere subito che cosa faccio. Innanzitutto ho messo una padellina, metterò sul fuoco una padellina con 5-6 pomodorini o ciliegino piccadilli tagliati a spicchi, un filo d'olio, un spicchio d'aglio schiacciato e lo faccio appassire per circa 5-6 minuti sul fuoco. Ho già messo sull'acqua della pasta, dove andrò a fare bollire per 6 minuti l'acqua salata, le mie orecchiette, dopodiché le stenderò su una teglia a freddo, a caldo, senza passarle nell'acqua, sotto l'acqua, un filo d'olio Evo, le giriamo spesso e le facciamo raffreddare insieme a questo composto che poi andremo a vedere insieme. Molto bene, ecco qui la nostra pasta fredda. Io l'ho stesa su una teglia con un goccio di olio senza sciacquarla. E la metto a raffreddare, magari mettendoci uno spessore sotto in maniera da far passare l'aria. E la stessa cosa vale per i pomodorini. Come vedete, li ho appassiti senza farli cuocere troppo. Li ho appassiti sul fuoco e anche questi li metto a raffreddare. Nel frattempo prepariamo il condimento, quello vero. Io nella mia versione, che lo andrò a mettere sopra alla fine, metto un pochino di parmigiano grattugiato che io ho tagliato a cubetti piccoli e delle foglioline di basilico. Anche qui è tutto soggettivo, io ho preparato solo 250 grammi di pasta, quindi mi bastano, avanzano. Quindi li vado a mettere nel mixer. Non deve essere completamente tritato, deve essere leggermente granuloso. Eccolo pronto e lo andiamo a mettere. Eccolo. Molto bene, eccoci qui quasi alla fine. Si è tutto raffreddato, la pasta fredda, questo è freddo e ora ci vado a mettere. Innanzitutto io userò la burratina di bufala, ne vado a mettere metà e la vado a mettere in un becher. Poi vado a inserire i nostri pomodorini scottati, appassiti con l'aglio, con tutto, dentro il becher e ora vado a mixare in maniera da creare una crema. Molto bene. Io ho aggiunto alla pasta fredda, ben fredda, tutta la crema che abbiamo fatto, quella con la bufalina, e ora ci andrò a mettere anche delle olive taggiasche, poi è soggettivo, ci potete mettere dei capperi, quello che volete, condirle con quello che vi pare. E ora andiamo ad impiattare. Vi assicuro che è meravigliosa. Fresca, una fogliolina di basilico, anzi no, prima facciamo una bella spolverata di quel parmigiano basilico, l'esplosione del basilico. E dulcis in fundo il mio olio di basilico che ci vado a dare una spruzzatina sopra, giusto per dargli ancora più gusto. Ecco il mio piatto. Queste sono le mie orecchiette fredde alla bufalina. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e non l'avete ancora fatto. E ci vedremo presto per le prossime ricette estive. Un abbraccio a tutti, ciao da Fortunato!